Qui sulla Terra noi ci troviamo in un punto ben preciso della superficie terrestre. Intorno a noi vi è il mondo. Con la coscienza abituale conosciamo molto poco di noi stessi. Guardiamo il mondo con i sensi esteriori che conosciamo. Forse si dirà, gli anatomisti conoscono molto bene anche l'interno dell'uomo. No, nell'interno conoscono solo l'aspetto esteriore. La vera parte interna è del tutto diversa. Quando si ricorda quel che si è fatto, forse 10 anni prima, nel ricordo si ha qualcosa che si trova entro la nostra anima. È un ricordo concentrato, sintetico di un'esperienza durata molto più a lungo. Ora è solo un quadro animico di qualcosa che si è vissuto nella vita terrena. Se però entriamo non nei ricordi, ma nel nostro organismo fisico, nell'organismo all'apparenza fisico, se osserviamo la mirabile struttura del cervello o quella dei polmoni e così via, non vi troviamo raccolte le esperienze di questa vita terrena, ma vi è contenuto il cosmo, il mondo intero. L'uomo è realmente un piccolo mondo, un microcosmo. Nei suoi organi sta come arrotolato il mondo intero, ma con la coscienza abituale non lo sa. Quando è sulla Terra ha memoria delle proprie esperienze. Non sa che lui stesso, con la sua entità fisica, è in un certo senso il ricordo incorporato dell'intero cosmo. Da San Michele, la festa dell'autocoscienza, di Rudolf Steiner.